se attraverso le nostre foto volessimo leggere la nostra vita, essa ci apparirebbe come una serie infinita di sorrisi, un susseguirsi di attimi sereni. Ma? Ma che? Ma che? Ia leggere. Io? No, tua sorella. Allora miglia il sorma anche tu. A questo non si trova. Ma che c'ha a te tua sorella? Devi leggere tu. Ah. Niente, se attraverso le nostre foto non a un certo momento potresti leggere. Ma come stai leggendo? Non si legge così, e poi questa è la parte mia. Senti come si fa. Se attraverso le nostre foto volessimo leggere la nostra vita, essa ci apparirebbe come una serie infinita di sorrisi, un susseguirsi di attimi sereni. Ma non è così. Bravissimo. Mannaccia morto. Che è stato? Ha perso foglia, lo sicurista l'ha abbattuto. No, era che sta abbattuto. Cioè, solo non è così. Solo questo. Meno male che non ha fatto né a sorma. Meno male. Ecco il primo mostro. Ma quale mostro? Quello è mia moglie. È un mostro dentro. Dai, consuma litri e litri di camomilla, ma non è un mostro. Scusa, quanto spende ogni mese di camomilla? Dai 200 ai 250 euro al mese. È fatto conto, 200 diviso 30 più o meno tua moglie fu 6 al litro. Lo sai perché lo fa, dai, sono 4 anni che siamo sposati e non riusciamo ad avere bambini. E che vuol dire, camomilla? Camomilla, no, abbiamo usato tutti i metodi. Metodo Frankfurter, omeopatia, yoga, tecnica finlandese, tutti i metodi possibili e immaginabili. Quella più brava era la maga Carmela. Ma io quello non l'ho nominata. La maga Carmela era bravissima e te l'ho consigliata io. Era bravissimo perché predisse che da lì a poco avremmo avuto una forte perdita economica, e così è stata. È normale, 5.000 euro se pia sull'esso. Tu dici che non è un mostro? Non è un mostro. Oggi? Ah, non posso proprio, tengo la giornata piena di impegni. Esattamente impegni. Pensa che alle 11 tengo il corso di tennis. A mezzogiorno e 30 devo andare a prendere la mia amica Marcia e abbiamo appuntamento all'atelier per la ultima prova del vestito. Poi guarda, non mi far pensare. Neanche il tempo di mangiare un boccone. E subito abbiamo appuntamento para massaggi shiatsu. E per concludere quest'inferno di giornata, oggi è anche l'ultimo giorno per l'iscrizione al corso di equitazione. Certo, lo so che ti dovrei accompagnare a fare le analisi, però mica posso rimandare tutti i miei impegni, mamma. Effettivamente è un mostro. Ah, cambia foto, vai. Oh, la tua fidanzata bella. Vocretino, questa è una scimmia. Questa è quella scimmia che fotografammo allo zoo quando andammo a fare quel servizio pubblicitario. Te lo ricordi o no? Mi sono sbagliato. Questa è una scimmia. Questa è una scimmia. Ah, nata scimmia. Cazzo, questa è la mia fidanzata bella. Ma come fai a capire quando è una scimmia e quando è bella? O fulano, non vivo. Ah, è diverso. Diciamo che la mia fidanzata bella non è una bellezza mediterranea. Ecco, diciamo che la mia fidanzata è bella dentro. È bella dentro o scuro? Sì, sì. Vedi, vedi, l'anzi che tu sta maledetto. Sì, signore, mi sono fissata, va bene. Può essere pure che me la mette poi, ma me la faccio mettere. Non la avevi già visto, no? Questo vestito non è un vestito normale. Questo vestito ha un'anima. L'anima che la viva! Mamma lo carmen! Ma dico, sei convinto di sposarlo? Ormai mancano 7 giorni all'alba, non me lo chiedo neanche più. Oh, guarda chi c'è sta! Nostro cognato secondo! Devi essere vittima della lussuria, dell'avarizia e soprattutto delle cose materiali. Bella, bella, dicimi la verità. Tu hai pigliato una malata di gusto, un di voli, tutti questi soldi che stai spendendo su donne per stare ornata e tutto sto spazio che stai da sta casa. Bella, ricordati che le cose materiali appartengono alla vita terrena e sono contro la volontà di Dio. Com'è bello che è? Nurole, che sei? Andala, va. Ecco, fratello. Fammi capire. Una cosa che non ho mai capito, ormai sono sposato da 4 anni con Rosario, gliel'ho chiesto ed è sempre vaga quando mi risponde, non è mai chiara in questa cosa. Io voglio capire con me che Rosario, bella, e secondo sono fratello e sorella. Prima di tutto Rosario è spagnola e gli altri sono italiani. Ma poi non si somigliano proprio. Non si somigliano perché sono figli dello stesso padre e non della stessa madre, capite? Perché loro padre era uno che ha viaggiato il mondo, ha fatto vai per tutto il mondo, un diverso. Viviamo. Sì, non dai finito. Ma quando ma c'è che capi? È uno che ha messo in cinta a mezzo mondo, capito? E allora una volta sei in Italia, una volta in Spagna, una volta è venuto a Napoli, ha fatto vai per tutto parte. Perciò loro sono fratelli. Ho
capito. Oh! E che è sta fotografia? Non lo so, ci sarà capitata Benedetta qua dentro. Che ci fa questa foto qua dentro? Ma non lo so, ma perché sei così ansioso? Io non sono ansioso. Forse tu e Benedetta... Io sono fidanzato da 10 anni con Bella, ma è una storia extracomunitaria, capito? No, forse tu con Benedetta. Io con Benedetta, ma se no l'ho vista un paio di volte in vita mia. E allora leva sti fotografi, brucia, forza, iniziamo. Se attraverso le nostre foto volessimo leggere la nostra vita, essa ci apparirebbe come una serie infinita di sorrisi, un susseguirsi di attimi sereni. Ma perché non cominciamo? E forse è meglio, va. Ne vuoi un po'? Cos'è, cognac? No, è camomilla. No, mammus. Ma tu mi hai già prima mattina. Ne hai vietato? C'è forse qualche legge che vieta di bere la camomilla del prima la mattina? No, più tanto fa bene. Bella, la smetti di litigare con questo vestito? Ma è mai possibile che una cerniera deve vincere su di me? Ma dico io, Bella, tu sul vestito te le mettere per forza. Mi sbaglio o tu tieni un armadio pieno di vestiti? Lo devo chiudere, mi devo specchiare. Mollegio, yet, va bene? Ma capi che stiamo? Mia Bella, dove hai preso questo giornale? Guarda che questi vestiti sono orribili. Ma che sono orribili? Guarda come sono belli, eleganti, colorati. E soprattutto sono coperti. Appunto, troppo coperti. Bella, scusa, chi è l'estilista? Un francescano? Effettivamente sono un po' coperti. Poco coperti, ci manca solo il burka. Ci manca solo il burka, non è vero. Invece guarda come sono bello tutti sti veli. Guarda quanta veli, guarda quanta veli, guarda quanta veli. Ma no, tutti sti veli. Troppi veli. Troppi veli, figlia mia. E tu c'è appena una dei veli, a fine di quell'ora. Che fa, si sposa a capo di chi? La fila di veli non mi appiaccava il mondo. Troppi veli, eh? Troppi veli, perché, ormai? Mio caro secondo, bisogna mettere a nudo le bellezze che ci ha donato nostro Signore. Ah! Mia cara Rosario, nostro Signore le bellezze ce le ha donate, ma non ha altri in mettere a nudo, no. L'ho trovato! Poco meglio. Favorammi. Ma non ha stato tutto cosa per questo, non va bene. Va bene. Non va bene. Va bene, ma mi starebbe male, meravigliosamente. A te. Ma siccome sono andato a mettere il semente, faccio tutto scambio qua di voi. Ma che vuoi? Se vai faccio schifo! E poi dico su lì! Ma che vuoi? Tutto il quartiere proprio! Ah! Ma come fa a parlare senza lavorare? Ah! Ah! Ma non ne faccio pigliare! Senti, Bella, per quanto riguarda il vestito del tuo matrimonio, quella è una questione di taglio. Diciamo che a te starebbe meglio un altro taglio, un taglio tutto girocollo proprio! Ma insomma, voi lo sapete che io tra una settimana mi devo sposare e già sono nervoso, ma fa tre amici perché le cose non stanno andando tanto bene e i miei fratellini cari che fanno? Invece di aiutare la loro povera sorellina le penalizzano! Brutto sì! Io? A rimani ma così? Scampato il pericolo? Se sei via libera. È un terremoto che da sopra la tua gaffa, ti sei nervosita, sì. Non ti preoccupare, poi sei calma e sei tranquillizza. Vabbè, Rosa, torniamo a parlare quattro vestiti di un matrimonio. Tu, perché l'hai ornata? Ci chieda vestito. Ma io mi vesto, caro, e con classe. Moglie cosa? Sape che vedo e non vedo, suscita un certo interesse. E con moglie. E specialmente dove do? Fatela pagare, facci masciare, paghiamo a parere. Una continuazione così, coscia a poco. Specialmente non vedo. Che la canuzza vera quando tutto visto, sono proprio vestito. E il marito ognuno tiene il suo stile? È arrivato già Germano stamattina, il medico Maravaglia non è proprio ornato, eh. Si entra a non mi niente, se non mi tratta in grado di minuto, ma tenga che fa. Voglio fare un colpo di telefono alla ditta a cui ho ordinato gli inginocchiatori per vedere se è tutto a posto. Per quanto riguarda l'altalina è tutto questo caso brevissimo, ma lo adono così, raga. Poi voglio tornare a casa, pure perché voglio fare una rapida lettura delle pagine sacre. Mi dirò, sai, io sono ancora indeciso sul passo del Vangelo da leggere durante la celebrazione. Io non so se leggere Luca 25:50, oppure Marco 26:42, oppure Matteo 27:53, oppure Giovanni 29:71. Che dici, lo sa chi porta Luca, Marco, Matteo, Giovanni? Un secondo, se il tuo tavolo è libero, porta chi vuoi. Un tavolo libero. Si mi scinghi in un. O tavolo mi è da 6. Voglio fare un colpo della flamarolla, ma precisa 7 a capo tavolo. Ecco un bambino di lato, un bambino di lato. Ehi, amore. Buongiorno, amore. Buon
buoni in questo giorno, tanto uguali agli altri. Però figurati se tu tieni la sensibilità di capire che di buono in questo giorno non c'è niente. Quindi, por favore, dimmi qualche altra cosa per uno buongiorno. Dimmi tutto quello che vuoi per uno buongiorno. Allora? La camomilla non te l'hai pigliata, insomma. Sì, perché? Amore, è riscaduto, da fatti effetti. Chiedi, mio caro, che per starti accanto mi sono assuefata anche alla camomilla. La bevo, ma non mi fa più effetto. E fatelo indovini, che le lanci col seno con sangue di te. Scusa, e sto nervosa. Non ho capito. Sono nervosa. Io. Anzi, mo pensavo che ero guarata. Scusa, amore, il test di gravidanza anche questo mese è negativo? Ah, avevo buone speranze, capirai, due giorni. Ecco, il test di gravidanza si fa con due giorni di ritardo rispetto al ciclo, non con due giorni d'anticipo. Chi non voleva aspettare, va bene? Questo mese teneva fiducia nel tuo operato, ma vedo che tutto tempo perso. Ancora questa storia dell'operato, amore, sono stufo di prendermi ogni volta. Ma che è successo? Non urlare che ti sentono tutti, facciamo una brutta figura. Abbiamo usato lo stesso volo, niente. Amore, se la smettiamo di scaricarci le colpe a vicenda, no, con mai schifo quando fa Greta Garbo. Tu mi stai accusando che io ti sto dando le colpe? Fatto finale. Dai, amore. Amore, stamattina mi sono svegliato carico. Ti devo chiedere un favore importante. Noi siamo fidanzati da piccoli e sposati ormai da 4 anni, amore. È solo tu che sei mia moglie. Puoi aiutare in questo momento così triste e così difficile per me, amore. Amore, ho bisogno del tuo aiuto. Credimi, un aiuto importante, impellente. E solo tu, ripeto, che sei mia moglie, mi puoi aiutare in questa situazione così difficile. Io a mattina c'è un caffè con Maggio. Ho esagerato, scusa. Mia amore, ma tu lo sai che io lo faccio tutte le mattine? Mai chi? Gio? Mai. Oh, e quello cos'è? È un miracolo. Ho capito. Ti sei offeso perché l'aveva preparato per belli secondi. No, amore, questo è il tuo caffè. Sì, sì. Abbiamo fatto un quarto mistero, fatemi un caffè pure. Bevi, bevi. Sì, amore. Però fate solo non farlo cadere sul divano che si può macchiare. Non ti preoccupare. Il che significherebbe un danno di 2000 euro. Sì, sì. È già il terzo divano che cambiamo. Una sola macchia di caffè sarebbe letale per la soffa del mio divanetto meritale. Quindi, se si macchia lo dovremo solo buttare e comprarne un'altra. A che ora sei responsabile della tua moglie? Mi vuoi pigliare un barbo e gente per culo, mio fratello! Mia mamma, sono stata da un medico! Un altro! Un altro! Di che cosa vorresti dire tu con questo altro? Ah, no, io non so tu che cosa vuoi dire! Tu vuoi dire, guarda questa povera scema di Vicente che non si rassegna, tu lui mi hai chiamato testa di legno! Ua, con un altro, tu sta roba! Non urlare che ti sentono tutti e facciamo una brutta figura! Oh, ma spiega come si fa, ma perché quando parlo tu ci stai vicino appena mi parli di tua madre che ti ha oh, me merda, ma non me lo va! Oh, mio amore, mi sei passato tutto! Amore! Allora che cosa stavamo dicendo? Non mi ricordo, sì. Mi ricordo io. Ho detto che sono stata da un medico, tu mi hai risposto. Ho detto no, ho detto no, mi è prudente corner, ho detto urrò. Bravo. Sai, mio amore, io credo che noi dobbiamo provare tutti i metodi possibili e immaginabili per avere questo benedetto bambino. Amore, mi trovi d'accordo, vado al bar, prendo il caffè e torno. Il medico africano? Brutta giornata, eh. Africano? Ah, Tuareg. Azzam, ben lavoro, chissà. E cosa ti ha detto, amore? Ah, mi ha mututo in scimità. Ce l'hai creduto? Certo che l'ho creduto. Ha detto che dobbiamo avere un rapporto sessuale accanto a una fonte del calore. No, amore, avendo un rapporto sessuale già si surge, ma mentre ci una fonte del calore. Ma perché noi africani tiene il culto del calore? Meno male che non hai squimetto, non ci dobbiamo mettere, il tuo frigorifero.